Siamo alla pagina dello sport, amichevole, nuova amichevole del Pescara, oggi al Mastrangelo di Montesilvano, test col Castrum Silvio. Noi ci colleghiamo in diretta con il nostro Enrico Giancarli per ulteriori novità. Buonasera Enrico, a te la linea. Ciao Antonella, buonasera. Per darti il risultato finale della partita terminata proprio pochi minuti fa, 11-0 per il Pescara, che continua a far molto bene la fase offensiva, chiaramente contro avversari dal tasso tecnico notevolmente inferiore. Castrum Sibi partecipa al campionato di prima categoria, ma comunque anche contro altre squadre di pari livello del Pescara questi scarti non c'erano stati. Il Pescara sta facendo davvero molto bene in fase offensiva, 4 gol di D'Agasso, il giovane classe 2004, schierato mezzala nel primo tempo, regista nella ripresa, con 3 gol realizzati proprio in apertura di secondo tempo da D'Agasso. Nelle immagini stiamo vedendo le reti del primo tempo, 7-0, dicevo, 7-0 nel secondo tempo, con la tripletta anche di Gigi Cuppone. Quindi 4 gol di D'Agasso, 3 di Cuppone, 2 gol per Masala, 1 a testa per Pierno e Belloni. Nel primo tempo Mora regista con l'esordio di De Marco e D'Agasso da mezz'ali, davanti Scipioni con Cuppone e Masala. Nel secondo tempo dentro a Cornero con Belloni e Merola, indisponibili oggi per motivi fisici Aloy, che sta recuperando dalla pubalgia, dalla prossima settimana dovrebbe essere regolarmente a disposizione. È ai box anche Tunjov per un problema al tendine d'Achille, e fermo anche Vergani per un problema alla gamba. Non ha giocato Colai, non dovrebbe avere nulla Colai, probabilmente scelta tecnica per il giocatore del Pescara, che potrebbe presto lasciare i biancazzurri. Il risultato finale 11-0, prossimo test martedì, sempre qui allo stadio Mastrangelo di Montesilvano contro il Villa 2015, squadra che partecipa al campionato di promozione. Poi la prossima settimana, il 6 di agosto, il primo match ufficiale, la Coppa Italia a Fiorenzuola d'Adda contro la Reggiana. Se non ci sono domande, Antonella, ti restituisco la linea.